Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, l'altro giorno mi stavo truccando, stavo applicando il mascara, trucco uscito perfettamente, al che, come mi capita sempre purtroppo, mi è venuto da starnutire e lì già sai, prima che lo starnuto venga a galla, già sai che sarà il delirio, perché ti ritroverai tutto il mascara sotto all'occhio. E quindi questo è quello che è successo, al che mi è venuta però l'idea per questo video, cioè un video sulle cose che io odio del trucco, cose che magari potrete, vi ci potrete riconoscere anche voi, perché credo, almeno spero che non capitino solo a me. Quindi vi lascio al video vero e proprio, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se ci sono altre cose soprattutto che voi detestate, che voi odiate del trucco, perché sicuramente ce ne saranno altre, non ho pensato a tutte. E niente, vi mando un bacio gigante e alla prossima, spero vi piaccia il video, ciao! Manca solo un velo di mascara ed ho finito il trucco, sto molto attenta e vado molto precisa ad applicarlo perché non voglio sbavare. E poi inevitabile arriva lo starnuto post mascara, ebbene sì, cerco di trattenerlo, forse è passato, no, non è passato, ritorna, ciu! Ed ecco il risultato. Wow, quanto amo questo rossetto rosso, il rossetto rosso è strafigo, lo adoro. Vado per ritoccarlo un pochino durante la serata e vedo l'inevitabile. E io ero in queste condizioni per tutta la sera? Fantastico Nicole, fantastico, fantastico. Tu, sto applicando il mio rossetto preferito sulle labbra. Oh oh, cosa ho fatto? No! Tu, applichiamo la terra e poi abbiamo finito con il trucco. Oh yes! Spero che non si sia rotta, spero che non si sia rotta. La, vado a finire la mia base con la Beauty Blender, oggi è riuscita meglio del solito, devo dire. Devo soffiarmi il naso, vabbè, stiamo attente. E naturalmente questo è quello che succede, finisce tutto sul fazzoletto e questo è il mio viso poi. Applichiamo l'eyeliner, sto molto attenta, precisa, sta riuscendo alquanto bene, sono soddisfatta. Perfezioniamo un po' la nostra codina, molto sottile, è venuta proprio bene, devo dire, mai riuscito così bene l'eyeliner, bene, sono contenta. Ora l'altra parte, e vado a fare la codina come l'altra parte, ma non ci riesco, quindi la rendo un pochino più spessa. Oddio, è troppo spessa, l'altra parte è troppo sottile, non c'entra niente. Vabbè, vado a sistemare l'altra parte e la faccio un pochino più spessa, così sarà uguale all'altra parte. Proviamo così, dai, giusto un po'. Ecco, adesso è troppo lunga, è troppo spessa. Devo allungare anche l'altra, vabbè, tolgo tutto e finisce sempre così, oppure esco, stile Amy Winehouse. Ma quanti sono? Completiamo il trucco occhi con un po' di ombretto marrone, che ovviamente è finito tutto sulla guancia. Applico questo smalto bellissimo nude, ho quasi finito, benissimo. Adesso aspettiamo che si asciughi del tutto. Oggi faccio la brava, sono paziente, sto qui fino a quando non si è asciugato completamente, giuro. Oh no, di nuovo mi prude la testa, è assurdo, devo grattarmi. No, ce la posso fare, ce la posso fare, non mi gratto, stavolta non risuccede. No, non ce la faccio, non resisto. Ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio, non ce la faccio, no, non ce la faccio. Grattiamoci al diavolo. Oh, perché mi sono truccata oggi? Perché?